Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo tantissimo tempo esce un video non di calcio, perché infatti oggi risponderò a un po' di domande che mi avete fatto su Instagram riguardanti me, la mia avventura Sport Italia, insomma questo periodo in cui magari ci siamo sentiti meno per certi versi. Vi invito già a lasciarmi qui sotto nei commenti una vostra domanda argomento musica, però, per il prossimo episodio in cui parleremo un po' di un'altra mia grande passione oltre al calcio. Quindi commentino qui sotto, ditemi, fatemi una vostra domanda che non sia semplicemente qual è la tua canzone preferita, però sbizzarritevi e partiamo col video. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché ho ricevuto davvero tante domande, selezionarne poche è stato impossibile, infatti non saranno poche quelle che a cui risponderò in questo video. Partiamo dall'ultima che ho trovato, ma che ho scelto di mettere come prima. Me la fa Beatrice, che mi chiede: quanto è stato difficile trasferirti a Milano da solo? Allora, diciamo che la motivazione di questo mio trasferimento, temporaneo, perché poi ovviamente si parla di 3 mesi di stage, che ormai sono praticamente finiti, ma risponderò dopo a questa domanda. La motivazione, dicevo, quindi Sport Italia, fare una cosa che comunque mi piace, che amo, come telecronaca, giornalismo sportivo, imparare qualcosa di nuovo, ovviamente mi ha aiutato. Così come mi ha aiutato a passare il primo mese con un amico in cui ci facevamo compagnia ogni qualvolta tornavo a casa e tutto. Il passaggio da quei momenti allo stare completamente da solo, quindi in questo momento io per esempio ho un monolocale, sono in affitto e tutto quanto vicino alla redazione fortunatamente, però per il resto sono da solo, quindi mi devo gestire e non è semplicissimo. Personalmente credo che sia molto costruttiva come cosa, perché prima o poi bisogna farlo, e quindi cominciare pian pianino, pur tornando a Roma una volta ogni 10 giorni, 15 giorni, però gestirmi, e quindi spesa, pulire casa, cucinare, che tra l'altro è una cosa che mi piace anche, cioè mi piace più mangiare, però anche cucinare non è male, insomma è una cosa che va fatta, che aiuta tanto, che non è semplicissima, se fatta con la testa giusta significa crescere. Sara invece mi chiede: hai mai avuto sconfitte personali in ambito scolastico, lavorativo o altro? Allora, ma ti dirò, sconfitta è un termine forte. Probabilmente, quello che posso dirti, ci sono sicuramente state delle cose meno belle che mi sono accadute, ma la sconfitta c'è nel momento in cui da quella cosa tu non ti rialzi o permetti a quel brutto avvenimento di buttarti giù, di segnarti e tutto. Personalmente ce ne sono state, ma non le reputo sconfitte, perché la prima cosa che mi viene in mente, citando l'ambito scolastico, è, come ben sapete, ve ne ho parlato in un video, vi ho poi caricato anche la mia tesina, il 62 della maturità, un voto che dovrebbe rappresentare quello che sono, ma che non rappresenta quello che sono, perché se io mi fossi fossilizzato al 62 della maturità sicuramente non sarei ripartito affamato, con voglia di imparare cose nuove, di comunque prendere una laurea perché mi sono iscritto all'università, ma soprattutto poi di inseguire quello che è il mio sogno, quindi arrivare qui a Milano, a Sport Italia, a farmi quantomeno questi 3 mesi di stage con la speranza di continuare insieme e poi comunque addentrarmi sempre di più in questo mondo. Se una cosa del genere la possiamo intendere come sconfitta, facciamo pure, nel senso il 62 è stata una sconfitta, ci sono state sconfitte in amore, qualsiasi cosa, però per questo motivo non lo chiamerei sconfitta. Poi torno a ripetere, i momenti brutti li passiamo tutti in qualsiasi ambito, anche a Sport Italia ci sono dei momenti più duri, in questi 3 mesi ci sono stati momenti più duri. Sta tutto nella nostra determinazione, nella nostra voglia di imparare e di crescere. Never give up. E di sconfitte, insomma, ce ne sono, ma ci si rialza. Andiamo avanti. Stavo rispondendo a domande troppo serie, è evidente. E quindi quella di AleZullo04 è: a che età la prima volta? Vabbè, è inutile che provi a dire: ah, la prima volta che ho stirato, la prima volta che ho pedalato una canoa. No, comunque la prima volta, abbiamo capito tutti cosa intendesse Ale. 16 anni. 16 anni, che tra l'altro ho già risposto a questa domanda, ne approfitto, colgo l'occasione anche per lanciare se possibile un messaggio, un piccolissimo messaggio, ovvero il fatto di non avere fretta di qua o fretta di là, di perdere per forza la verginità subito, quanto prima possibile, perché devo farle, una cosa che mi fa diventare grande, sono figo se lo faccio, ma al tempo stesso di non vederla troppo come un, non so, un tabù, no, la prima volta al matrimonio, anche meno ragazzi, cioè trovi la persona giusta o comunque quella con la quale in quel momento credi di avere un'intimità, una complicità che ti renda in grado di fare una cosa del genere, e quindi dai, alziamo sta bandiera.
Per dire, andiamo avanti però, che poi uno prova ad essere professionale, casca tutto il mondo. Ma rimanendo in ambito intimo, Martina ci chiede, per un appuntamento, meglio vino rosso o vino bianco? Guarda Martina, io onestamente non ti so dire, nel senso che dipende dal contesto e anche da come viene accompagnato. Cioè, se si parla di cena, ovviamente con una tipologia di cibi meglio il vino bianco, con un'altra tipologia di cibi meglio il vino rosso. In linea di massima, gusto personale ti dico vino bianco, lo preferisco, però non so, voi alcolizzati che state guardando questo video, nei commenti fatemi sapere, anzi qui nelle schede, facciamo prima, vino bianco o vino rosso? Poi nei commenti ditemi perché. Torniamo alle domande sobrie, perché Gabbo ci chiede, che università fai, hai fatto? Che poi ci chiede, mi chiede, cioè non è che ha chiesto a tutti, però se volete rispondete a Gabbo. Io allora ho iniziato, dopo il liceo, ho fatto il classico, ho iniziato a fare scienze della comunicazione a Roma, esattamente a Roma 3. Poi, che cosa è successo? Ho fatto il primo anno, ho dato degli esami che comunque sono andati. Dopodiché sono partito quest'estate per fare l'animatore e risponderemo tra l'altro a un'altra domanda sull'animazione tra poco. E tornato da questa avventura in Puglia come animatore, sono tornato al workshop. Perché tornato? Perché di base c'ero già stato l'anno scorso, come ben sapete, quarto posto e tutto. Torno al workshop per riprovarci, vinco il workshop, 3 mesi di stage, quindi naturalmente ho optato per fermare l'università in questi 3 mesi, a prescindere dal rimarrò qui, non rimarrò qui, da gennaio si riprende, perché comunque vorrei cercare di togliermela il prima possibile, di laurearmi. Ma come vi dicevo, c'era la domanda sull'animazione perché Marco mi scrive: rifaresti l'esperienza di animatore anche per una festa di compleanno? Allora, Marco, anche meno, nel senso, fare l'animatore mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente si parlava di essere al mare, in un posto figo, d'estate, e conoscere persone nuove e tutto. Bisogna però differenziare quel tipo d'animazione dall'animazione di una festa di compleanno. Cioè, che cosa vuol dire esattamente? Perché se tu, cioè, io leggo la tua domanda e penso a Krusty il Clown, non so, avete visto i Simpson? Penso ai bambini giostre palline. Amo i bambini, per carità, però è un tipo di animazione diverso. Quindi non so, in generale, se la domanda fosse rifaresti l'animatore, la risposta che tra l'altro ho dato nel video in cui vi ho parlato della mia avventura, proprio della mia esperienza d'animatore, all'epoca vi dissi, e ve lo ripeto anche oggi, lo rifarei, è una cosa che mi piace tantissimo, ovviamente facendo però, volendo fare quest'altro mestiere, quindi il giornalista sportivo, il telecronista, non credo che ci sia la possibilità concreta, nel senso che poi orari di lavoro e tutto, ok le ferie, ma ad agosto ad esempio io ero a fare l'animatore e riparte per un giornalista sportivo anche prima, in teoria dipende poi la stagione calcistica e tutto, quindi non lo escluderei, se ricapitasse mi piacerebbe tanto, però non lo so, non posso dare una risposta concreta oggi. Marco, ma con la K, quindi un altro, ci chiede 3 consigli per diventare giornalista sportivo. Allora, probabilmente questo sarà anche il titolo del video perché sono uno youtuber marcio e faccio clickbait, ma la risposta è molto semplice. Intanto ho 20 anni, fatti da poco, tra l'altro, e quindi pochissima esperienza per dare consigli, sono molto giovane. E onestamente non me la sento di dare consigli concreti o non me la sento di dirvi questa è la verità, questa è religione, prendete le mie parole come oro colato perché sarà la strategia vincente. Quindi, sulla base della mia mancata esperienza, ma grande passione, se tu mi chiedi 3 consigli per diventare giornalista sportivo, ti dico senza dubbio passione. La passione al primo posto, perché ci sarà il giornalista che guadagnerà di più, quello che guadagnerà di meno, quello che farà lavoro di redazione, quello che andrà sui campi. Ma comunque ci deve essere la passione in questo mestiere qui, altrimenti non lo fai, perché lo odio di la tua vita, altrimenti. Perché anche gli orari sono complessi e tutto quanto. Quindi passione prima di tutto. Curiosità di imparare cose nuove, perché quella è fondamentale. Non basta la preparazione, che è il terzo step. Perché la preparazione ci deve essere, dalla telecronaca spesso mi viene chiesto: Fede, tu come fai a ricordarti tutti i nomi? E lì è anche scontata come domanda, me li studio, ti studi un po' le chicche delle telecronache, spesso il tempo non è tantissimo perché ci sono più telecronache da fare, più cose da fare, ma è bello, ripeto, è una scelta. Quindi questi sono i 3, poi ne aggiungo 2 bonus, talento, che mi sembra insomma un minimo deve sempre esserci, e culo, quello non deve mancare mai. Il maestro Aitonio mi chiede: cosa ne pensi del maestro Aitonio? Non so se stai peggio te che mi hai fatto la domanda o io che l'ho inserita. In questo caso il nostro amico PF direbbe:
sei tu imbecille. Ecco appunto. Hai intenzione di lasciare il tuo percorso di YouTube per il tuo lavoro? Sei un grande, grazie Fritz. Assolutamente no, direi che questo video è la risposta, cioè sto facendo questo video, no. E la priorità, e questo lo sapete, è ovviamente al lavoro, perché è la mia più grande passione, perché il mio obiettivo è sempre stato diventare un telecronista. Pian pianino mi sto inserendo in questo mondo e quindi vedremo cosa succederà. Ovviamente si ambisce a far sempre meglio, a crescere e tutto quanto. YouTube però vorrei portarlo di pari passo. Quindi consapevole del fatto che è una grande passione anche quella, consapevole del fatto che sono nato su YouTube, quindi sarebbe un errore da parte mia e anche non troppo bello interrompere questo percorso, anche perché, non prendiamoci in giro, si va verso un mondo web, nel senso in futuro non si sa se ci saranno ancora le televisioni, già il web ha un potere incredibile e io sono contento onestamente, lo sono sempre stato in questi anni, di aver avuto la possibilità di mettermi in gioco, di allenarmi in una passione che ho sempre sperato e sognato potesse diventare un domani il mio lavoro sul web. È una cosa bellissima, questo è il lato bello, poi ce ne sono di tanti brutti, ma perché stare qui a sottolinearli? Quindi assolutamente no, pari passo e ci divertiamo. La prossima domanda me la fa un mio grande amico, Colozzo98, un bacione e ciao Andre. Mi chiede, qual è stata la scelta che ti ha cambiato la vita? E poi, quando ci vediamo? Allora, sulla seconda purtroppo è un problema, perché ogni volta scendo a Roma tu non ci sei mai, però questo va bene. La prima, che mi sembrava un po' più importante, qual è stata la scelta che ti ha cambiato la vita? Allora, è una domanda molto bella, infatti non mi capacito di come possa averla fatta tu, ma al di là di questo, è una domanda bella, difficile, non so onestamente quale sia e se ce ne sia una precisa di scelta. Ti posso dire che viviamo, fortunatamente, e che comunque abbiamo la possibilità di scegliere quotidianamente. E tutte le scelte che noi facciamo, appunto, di giorno in giorno, sono poi fondamentali per costruirci un tassello del domani. Non ce n'è una e tu dici, che scegli, di essere bello e povero o brutto e ricco? Classica domanda. No, non funziona così, per dire. Quindi, di scelte ce ne sono state. Potrei dirti che tornare al workshop quest'anno è stata sicuramente una scelta importante. Così come tra 9 giorni mi scadrà lo stage, un'altra grande scelta potrebbe essere decidere se rimanere qui o no, per esempio. Però quello che voglio farti capire, che voglio far capire anche dall'altra parte dello schermo, è che le scelte sono veramente dietro l'angolo e bisogna stare sempre molto attenti, scegliere in modo lucido, però seguendo sempre il proprio pensiero, ascoltandosi i consigli, ma la decisione prendetela sempre voi, perché la scelta potrà essere giusta o sbagliata, però un conto è sbagliare con la propria testa, un conto è avere un domani rimpianti di non aver scelto la cosa che preferivamo. Oggi ragazzi sono eccessivamente filosofico, la chiuderei qui se non fosse che c'è un'ultima domanda a cui voglio rispondere, bellissima, da parte di Giacomo, che mi chiede: la tua famiglia ti sostiene e apprezza ciò che fai a Sport Italia? Un abbraccio Fede. Un abbraccio Giacomo, la famiglia è fondamentale. La famiglia è fondamentale, la mia nello specifico mi ha sempre supportato e sempre sostenuto, a maggior ragione per quanto riguarda questa mia grande passione, questo mio grande obiettivo. Mio padre e mia madre su tutti hanno fatto tantissimi sacrifici anche economici, perché ho ricevuto delle domande: ma quanto prendi di qua di là? Non risponderò mai precisamente quanto prendo, vi dico che lo stage è retribuito, per esempio, mi fermo qui, stage retribuito è sempre uno stage, quindi non diventi ricco con lo stage, questo è evidente. Poi ripeto, mi fermo qui, non parlo di lati economici e altro, vi dico però che ovviamente anche questi 3 mesi sono, insomma, hanno richiesto delle spese, dei sacrifici e tutto quanto. Hanno sempre dato il massimo entrambi, mi hanno sempre supportato e credo sia fondamentale per qualsiasi discorso avere una famiglia alle spalle che ti dia i giusti principi e che poi ti supporti e ti dia sempre le giuste motivazioni per andare avanti. Ecco, la perla ce l'ho messa anche alla fine, direi che ci fermiamo ufficialmente con questo video super filosofico, ma devo dire anche molto divertente, perché è stato bello tornare a rispondere a un po' di domande al di fuori di Instagram, che ogni tanto vi chiedo fatemi una domanda e poi sempre le stesse, però siete meravigliosi anche lì, me ne avete fatte molto belle, forse quando vi ho scritto tornerò su YouTube con un video del genere vi siete fomentati, meglio, vi ricordo che qui sotto nei commenti o su Instagram, perché ve le richiederò anche lì, mi dovrete lasciare poi una domanda riguardo la musica, contesto musicale, dal cantante preferito, dal genere e tutto, ma veramente anche lì sbizzarritevi. Ovviamente se volete aggiungere qualcosina o completare qualche pensiero, qualche chicca
che vi ho lasciato in questo video. Ci sono i commenti, io li leggo sempre. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, never give up e bella regà!